Questa sera eccoci, siamo Eccoci. su Outworld, i nuovi eroi, Wasteland nelle vesti di e Shango. Frizio nelle vesti del leggendario Sac Bu... nel non ancora leggendario Sac Buballone, eccoli qui, Del molto presto leggendario. pronti a iniziare la loro avventura su Outworld nella leggendaria terra di Cierzo. Di Cierzo. Che tipo di minacce potrebbero incidere negativamente sulla mia prestazione in battaglia? Molti nemici ti infliggeranno effetti temporanei. Tali effetti si esauriscono con il tempo, ma molti di essi possono essere. Il Fabbro fa sempre lo stesso colpo. Era proprio l'ora giusta per partire, Fabrizio, guarda. Io Decisamente. Un po' di berry qui, gaberri. do Gabberri, io mi piglio le uova di uccello perla. Eccole uno! E si scoprì che era la bestia più pericolosa del mondo. Ah, ma le Guarda come mie. si fida, com'è carino, non lo posso mai ammazzare. Non lo posso mai ammazzare. Saccheggia uccello perla. Povero uccello perla, Wasteland. L'uccello perla, signori. Si fidava di noi l'uccello perla. Ok, sta arrivando l'altro. Possiamo anche saltare addosso all'altro, per come la vedo io. All'attacco! Attento, guarda il rancione fellone Dove? che. Guardalo. Oh Sta dietro mamma. l'albero. Ma è venuto fin qui? Per Pericolosissimo. È noi? arrivato per noi, dici? Sta arrivando qui. Keep moving, Brizzo, keep moving. Sta venendo proprio da noi, quindi. Quindi qualunque cosa facciamo dobbiamo deciderla in modo celere. Qui c'è una casetta. Prepara le armi. Eccolo, infatti. Sembra pure cattivo questo. Questo è forte. Portatelo fuori. Dai, Prizio! La stamina! E vai! Merdios! Vai! Perfetto. Bravo. Noi! Ti È arrivato il cane. sto vendicando, Wasteland! Prizio! Ma ci abbiamo un quarto di vita. Ma Io ti vendicherò! muori. Ah, fanculos! Era il tenente dei fottuti banditi, ha solo del sale addosso. Datemi qualcosa, datemi la mia roba. Sempre più nudi e barbagiannidi. Che succede? Oddio, Wasteland, attenzione! Sono immobile. Aspetta, butto via tutto. Vabbè, comunque livello di divertimento 8000, scusate. Qua c'è Giancaster invece. Venga Andiamo a avanti, provare. Giancaster. Oddio. Ma il calcio non può nulla contro la magia, Ciccio. Sono Oddio, è due. arrivato il Nazgul qua, che. Attento alle spalle. Mi ha fatto esplodere. Mi ha fatto esplodere? Sì. Oh mio Dio! Prizio! 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 Prizio torna! Prizio torna! Prizio Oh cazzo, ma torna! tu sei tornato e Prizio subito hai torna! tolto il caricamento, ma sei pazzo! Prizio, ma mica ho capito che non c'eri! Prizio, aiutami! L'uccello lo lascerei stare. Ci sta inseguendo! Anche l'uccello è diventato ostile! Ma levati dai coglioni! Muori, merda! Aia! Finita per te, no! Vuoi stare in piedi, non morire. Manca un colpo. Sciottalo! Sì! Vai dall'altro, Prizio! Prizio, allontanati!
Lascia lo zaino, mi vado dietro. Abbiamo ucciso. Alzami, Prizio. Sono morto per colpa degli spuntoni, Prizio. Non ci morire anche tu. Si sollevi, per cortesia. Scengo. Ricordi cos'era prendere il colletto della camera blu? Solo condividendo i nostri oneri all'interno della famiglia possiamo sperare di sopravvivere ad Aurai. Siamo una cosa sola, a prescindere dalle nostre origini o dal percorso che abbiamo scelto di seguire. La famiglia e la tribù ha sempre la precedenza del singolo individuo. Sta parlando una tizia con questa cosa rossa in faccia. Scusa, questo sono stato colto da un embolo. Che tutti questi nomi, non lo so, per me non hanno senso. Comunque, a te la scelta, sacco Buballone. Non voglio pregarti. La mia è un'offerta. Lavora con me e ti adotterò. Io continuo a fare gli attacchi speciali. Ciao. Stai ora attaccato, Prizio. Finita per te stavolta, bello. Sì, peraltro full vita quasi. È veramente terribile il cavaliere lui, eh. Cioè, noi non siamo preparati a questa cosa. No, ce la dovremmo andare, Wesley. Andiamo. Non è cosa. Ci segue. È velocissimo. Corre come un dannato. Quello è l'accampamento di banditi, però. Quindi è... Cane. Cazzo! Con un tizio vicino, fuggi! Via! Il cane sarà velocissimo, infatti. È la bestia più corazzata che io abbia mai visto. Dal faro, dal faro. Ho finito la fottuta stamina. Vai, scivola! Scivola anche lui! Cazzo! Cazzo! Che fuga ignobile! Sì, qua è... Ignobilia! Ma siamo moribondi. Lo sento dietro di me. È dietro di te. Infatti è lì. Corri. Corro come se non ci fosse un domani. Peraltro dritto, non curante di qualunque cosa. Oh, appena arrivi alla porta premi F. Vai. Pronto? Era proprio lì, ci stava per morto il culo. Se no ci intendo. Ma ci aspetta qua fuori il lupo, Che ti pensi? È normale. Già sto premendo tab, guarda. Sì, è qui, Wesley. Non lo vedo. È di primo, è al cancello. Sei pronto? Lo ammazziamo? Vabbè, sta bloccato, lasciamolo stare. Ciao. Sta lanterna mi illumina solo dietro il culo, comunque. È una roba... Sì, è solo. Ce l'amma fa. Ma vaffanculo. Merda. Ci hanno rubato tutto. Odio profondo. Come guadagniamo 30 monete d'argento qui dentro? Io peraltro ho dato il mio piccone a un tizio. Mo me ne serve un altro. Però mi ricordo che c'erano i picconi. A chi l'hai dato? A un tizio che aveva bisogno di un piccone nuovo. Mi ha dato in cambio delle uova. Vieni qua, Wasteland. Dai le uova a questa. Le ho mangiate. No! Prendiamo un altro piccone. Le ho mangiate. E stavo morendo di fame. Ma pure io sto morendo di fame. E non avevi le uova. Non avevi le uova tra le grinfie. Se ce l'avessi avuto, te le saresti mangiate anche tu. Adesso resteremo per sempre nella prigione di Vandavel. No, non ci resteremo per sempre. Ce la caveremo. Buggati e bloccati qui. Maledizione.